Siamo ufficialmente arrivati a un passo da UFC 298, la card in cui vedremo il ritorno del campione dei pesi piuma Alexander Volkanovski difendere la cintura contro il pericolosissimo sfidante Ilia Topuria. Analizziamo gli incontri della main card e proviamo a buttare giù qualche pronostico. Anthony Hernandez sfiderà Roman Kopylov, che, per chi ha buona memoria, ha battuto qualche anno fa il nostro Alessio Di Chirico. Non conosco bene Hernandez, ma guardando qualche suo highlight mi sembra un fighter molto solido, bravo sia a terra che in piedi. Viene da 4 vittorie consecutive e nel suo ultimo match ha letteralmente disintegrato Edmond Shahbazyan, che era considerato una giovane promessa dei pesi medi. Per quanto riguarda Kopylov, possiamo dire che è un fighter molto pericoloso, soprattutto in piedi, e che 11 delle sue 12 vittorie sono arrivate per KO. Ci sono le premesse per un bel match, ma per quello che ho visto io mi sembra favorito Kopylov, anche perché in caso di vittoria potrebbe agganciare il 15° posto della classifica dei medi, e questa cosa potrebbe essere una bella motivazione per lui. Nel secondo match troviamo subito due nomi importanti. Harry Sejudo, ex campione sia dei pesi mosca che dei piuma, tornerà a combattere contro uno dei fighter più tosti della categoria. Infatti Merab, soprattutto dopo l'uscita da questa divisione del suo caro amico Sterling, è uno dei candidati alla cintura. Sejudo ai tempi d'oro era davvero fortissimo, anche se le sue scenette e i suoi video non mi facevano impazzire perché le trovavo davvero troppo cringe, mamma mia. Comunque, Sejudo ha più esperienza, è vero, ma attualmente vedo favorito Merab, anche perché mi è sembrato parecchio dominante nei suoi ultimi incontri. E arriviamo a un match bello caldo, quello tra Geoff Neal e Ian Garry, che rientra dopo la shitstorm mediatica che si è beccato negli ultimi mesi. Allora, Neal è un fighter molto solido, che ha anche delle belle vittorie nella sua carriera, contro Luked, Muhammad o Ponzi Bibbio, ma non combatte da un anno e viene dalla sconfitta contro Rakhmonov in un match dove non era riuscito a fare neanche il peso. In verità, nell'ottagono non si era comportato malissimo, ma non ha fatto abbastanza per sconfiggere l'imbattuto Shavkat. Per quanto riguarda Garry, anche lui imbattuto con un bel record di 13-0, questo potrebbe essere il suo definitivo trampolino di lancio, che farebbe dimenticare a tutti le chiacchiere degli ultimi mesi che riguardano la sua vita privata. In questo momento vedo favorito l'irlandese, ma ci sta che per lui questo match non sarà così facile, anche perché dobbiamo vedere come sta dal punto di vista psicologico, dopo tutto quello che è successo ultimamente. E arriviamo finalmente al co-main event, un bellissimo match tra due pilastri dei pesi medi, l'ex campione Robert Whittaker e Paulo Costa. Parliamo prima del brasiliano. Allora, diciamo subito che dal 2020 ad oggi ha combattuto solo 3 volte, perdendo contro Adesanya, con il nostro Marvin Vettori, mancando il peso in modo incredibile, e vincendo con un Rockhold ormai a fine carriera, che si è addirittura ritirato dopo quel match. Quindi, onestamente, i numeri non sono proprio dalla sua parte. Per quanto riguarda Whittaker, anche lui nei suoi ultimi 3 match non è stato molto fortunato. Ha perso con Adesanya, poi ha vinto con Vettori, ma poi ha perso veramente male con l'attuale campione dei pesi medi, Dricus du Plessis. Entrambi i fighter coinvolti in questo co-main event sono a un punto decisivo della loro carriera. Sulla carta e da un punto di vista di skills, Whittaker è favorito, ma onestamente fare il pronostico qui è molto difficile, perché uno dei due uscirà vittorioso e rimarrà aggrappato ai primi posti della classifica, ma per chi uscirà sconfitto, credo che sia un po' l'inizio della fine, visto che in questa categoria le cose si sono mosse molto velocemente. Quindi anche Paulo Costa si giocherà tutto e non mi sorprenderei nel vederlo uscire vittorioso. Insomma, credo che sarà un bel match perché entrambi hanno molto da perdere. Ed eccoci al main event. Alexander Volkanovski, campione dal 2019 e sicuramente futuro Hall of Famer, affronterà la nuova leva Ilia Topuria, molto agguerrito e sicurissimo di conquistare la cintura.
Anche questo ha tutte le caratteristiche per essere davvero un bel match, perché Volk viene dalla pesantissima sconfitta con Makhachev, ma c'è da considerare che è salito di una categoria e in quella categoria battere il daghestano è davvero un'impresa. Quello che può essere un po' preoccupante è anche il modo in cui ha perso, perché dopo un KO del genere non è facilissimo riprendersi in così poco tempo. Per quanto riguarda Ilia Topuria, ho caricato qui sul canale un video in cui ripercorro la sua carriera, in cui è emerso che è molto bravo anche a terra e potrebbe essere questa una carta da giocare per lui, visto che tutti si aspettano un match praticamente solo in piedi. Topuria si è già spianato la strada da campione, ha già cambiato la sua biografia su Instagram, ha parlato male di alcuni suoi colleghi, ha una rivalità aperta con Paddy Pimblett, insomma, ha tutte le carte in regola per essere una nuova star, visto anche questo suo atteggiamento un po' spavaldo. Ma ricordiamoci che tutto questo potrebbe anche ritorcersi contro di lui, perché in caso di sconfitta il mondo di internet non lo perdonerà e per un po' si parlerà di quanto essere sicuri di sé a volte può fare davvero male. Difficilissimo fare un pronostico anche qui. Il cuore mi dice Volkanovski, perché è un fighter che mi piace moltissimo e mi sta anche parecchio simpatico. Ma Topuria, ragazzi, lo vedo bello carico e credo anche che alla UFC un po' faccia piacere avere un fighter molto giovane che diventa campione, soprattutto con questo atteggiamento che attira l'attenzione dei media e dei fan. Quindi faccio il tifo per Volk, ma c'è una parte di me che razionalmente mi dice Topuria, non so perché. Sono curioso di sapere voi che ne pensate di questo main event. Topuria si merita un bagno di umiltà da parte di Volkanovski oppure sarà lui il prossimo campione dei Puma?